lo Spirito lo condusse nel deserto, dove restò per 40 giorni. 40 nella Sacra Scrittura non è semplicemente un tempo, non conta, racconta, è uno spazio, è un luogo, è più del numero, è una vicenda, è un avvenimento, come 40 sono i giorni di Noè, che coperta la terra dal diluvio deve aspettare la pace per un nuovo mondo, come 40 anni sono gli anni del deserto, come abbiamo visto nella prima lettura, attesa di una terra promessa, un tempo che il popolo di Israele deve farsi tutto, pieno di contraddizioni, di limiti, di sconfitte, di rinunce, di attese, di speranze. 40 sono i giorni di Gesù, 40 è la Quaresima, quasi a voler dire, certo, noi li faremo giorno dopo giorno contandoli, ma ognuno dovrà fare altri conti contando il tempo, i conti con se stesso, i conti con la storia, i conti con una verità che deve essere pronunciata ognuno per il proprio spazio e per la propria condizione a se stesso, per essere libero. Ma la cosa più straordinaria del tempo di Quaresima, ed è significativo che ogni volta lo ricordiamo, ma ancora oggi in questo nostro tempo di più, è che il fatto e la vicenda personale per colui che crede non risolve il percorso di salvezza. Benché tu possa essere una persona per bene, benché tu faccia tutti gli sforzi, qui o ci salviamo tutti o roviniamo tutti. Per cui quando si parla di peccato, è certo, è necessario che ognuno faccia la propria parte e abbia il tempo della sua conversione individuale, ma il cristiano ha bisogno di comprendere che altra salvezza si chiede, ed è la salvezza universale, tant'è vero che arriverà il momento finale, cioè quello della gioia, dice Gesù, quando ci sarà un solo pastore in un solo ovile, e cioè la lotta e per la trasformazione del mondo. Questa è la tensione alla quale siamo chiamati. Da un lato il nostro individuale impegno, la nostra conversione personale, dall'altro la ricerca di un percorso comunitario, dove si allarga nella parola cattolica la tensione non ad un'appartenenza ad una chiesa particolare, quanto piuttosto la tensione all'universale. E per tendere all'universale i fatti della storia devono riguardarci, anzi ci provocano a tal punto che noi preghiamo come abbiamo pregato insieme nel Salmo: resta con noi Signore nell'ora della prova. Prova personale, si intende, quando il dolore ci afferra, quando la delusione ci acchiappa, quando veniamo traditi, delusi, quando siamo provocati, prova della mancanza di speranza nella nostra esistenza, causata dall'ingiustizia ricevuta, dal torto subito. Ma la prova va oltre, è prova di storia. È prova perché tu ti metti dinanzi agli avvenimenti, guardando quelli nel cielo e guardando nella consuetudine dei fatti e nella quotidianità dei fatti, quello che ti dice rispetto al mondo, rispetto alla tua collocazione. La prova è chiederti continuamente perché stai qua e perché in questo momento e perché non in un altro. La prova è perché devi fare conti con questi avvenimenti, perché devi pensare che da un momento all'altro ti può essere regalata la gioia, la gratificazione interiore, e dall'altro, da un momento all'altro, tutto deve passare così all'improvviso. Gesù pure va nel deserto e si prova, si lascia provare. Guardate che questa è una delle pagine ma veramente più complicate, ma nello stesso tempo più affascinanti, anche perché io capisco che molti si diletteranno oggi a leggerli come la tentazione del diavolo che sta lì con le corna.
si divertiranno a riproporre iconografie che ormai non convince più nessuno. Onestamente, io veramente credo che noi dovremmo essere anche con la parola di Dio un tantino più seri, più seri, e non andare a cercare lo sparuacchio, sparuacchio, vabbè, comunque è bisticcio di parola, spauracchio, ecco, spauracchio di turno per tentare di costringere alla verità. Se la gente non si costringe neppure dinanzi alla morte, non ci sarà nessun diavolo di turno che porterà alla conversione del cuore. E riempire le chiese di paure non significa riempirle di cristiani. Io sono convinto che bisogna andare a leggere nella profondità di questo avvenimento, una pagina complicata ma sicuramente di grande fascino, perché riguarda la vicenda di Gesù, ma in fondo riguarda la nostra. E io proprio credo che quando Gesù ci dice di interpretare i segni dei tempi e dice guardate, voi dovete stare attenti a quelli che avvengono e guardate la parola di Dio per lasciarvi aiutare, ci indica una strada. Cioè non c'è vicenda che ci capita che non possa essere supportata, che non possa essere motivata dalla nostra fede nell'ascolto della parola di Dio. I segni dei tempi, è proprio come lo sta tentando, come lo tenta il tentatore, il Cristo che deve iniziare la parola di verità. Mica è uno che fa, lo tenta con la parola di Dio. Andate a vedere. Lui usa frasi della parola di Dio, vedrete, proprio per dire, vedi, sta scritto nella Sacra Scrittura. Nella Sacra Scrittura, nel Vangelo, sta scritto che tu puoi fare questo e quindi sei giustificato. Perché la vera grande tentazione è tradire la verità trovando l'alibi giustificativo, che ti tranquillizza, no? Come quello di venire da un prete e dire, padre, faccio per assurdo, ho ucciso uno, dammi l'assoluzione. Ho capito. Ma se tu hai ucciso una persona, non devi chiedere perdono a me. E non puoi pensare di risolvere il problema direttamente con il Padre Eterno. Perché nel frattempo hai tolto la vita a qualcuno. E perché hai tolto la vita a qualcuno? Non è che gliela puoi ridare, ma c'è una famiglia che piange. C'è una storia che è mancata rispetto a quella realtà, per cui i conti falli prima con loro e poi vieni a fare con me. La verità è che nel momento in cui io trovo un alibi giustificativo al mio percorso, non faccio quel deserto che mi porta poi al coraggio di un annuncio diverso. Andiamo con Gesù nel deserto e proviamo a capire quello che sta succedendo lì e quello che sta succedendo qui. Lui ha fame, questo è il primo elemento. Dopo 40 giorni di deserto, lui è pronto per iniziare la sua avventura, ma ha fame. C'è sempre in agguato la debolezza e nessuno bisogna farsi presuntuoso, nessuno, neppure il Papa, che c'è la debolezza, la fragilità. E Benedetto ce l'ha dichiarato, c'è la fragilità. Anzi, lui ha detto, io non ho più vigore, c'è la fragilità, nessuno può sentirsi sicuro, in nessun caso, in nessuna situazione, perché la debolezza è sempre in agguato, sta sempre lì, pronta, dice a me questo non potrà mai succedere, non lo dicita, nessuno si faccia maestro, a me non succederà mai, quante volte l'ho sentito. A me no, a me no. La fragilità, ebbe fame. E quando uno ha fame, viene il tentatore, perché approfitta di quello stato di debolezza. E viene da te e ti dice, senti, visto che hai fame, e visto che la fame è un fatto fisicamente necessario, trasforma le pietre in pane. Bellissimo, dal punto di vista del scenario religioso, è prodigioso. Cioè tu sei figlio di Dio, per soddisfare i bisogni trasforma le pietre in pane, in fondo è ridurre il sacro a quello che mi conviene, è ridurre la mia fede alla mia convenienza.
No. È dire io credo, ma perché mi serve il pane. Non è una scelta d'amore, è ridurre Dio all'interno del mio bisogno. E così non cammino dietro di Lui, non cresco. Non riesco cioè a fare quel passaggio che è necessario. D'altronde, se poi invece di Dio a garantirmi il pane viene il mago di turno, i vaga du maga. E se invece del mago di turno me lo garantisce il veggente, io vado dal veggente. E se invece del mago o del veggente me lo garantisce la posizione sociale, posso pure rinnegare un paterno. È necessario che ci sia qualcuno che mi trasformi le pietre in pane. Trasforma le pietre in pane. Una volta che hai avuto il pane, e Gesù ricorda a lui e a noi, ma non di solo pane vive l'uomo. Anche perché se uno vivesse solo di pane, e qui la storia nostra ultimamente ce l'ha dimostrato, abbiamo avuto pane in abbondanza, ma abbiamo perso i figli, abbiamo perso l'onore, abbiamo perso i valori, abbiamo perso la dignità. Il pane lo tenevamo in abbondanza, a tal punto che lo gettavamo. Eravamo così sazi che gettavamo il pane, ma nel frattempo avevamo perso altra sostanza, perché non di solo pane vive l'uomo, non di solo pane vive l'uomo. Quello con una parola l'ha inchiodato il maestro di Galilea. Cerchi pane? E allora il tuo Dio sarà il pane. È quello che il pane ti garantisce. Vi ricordate quando lo volevano fare re dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Quelli mica lo volevano fare re per la resurrezione, per i valori, per i significati, per la verità. No, per il pane. Così avevano risolto il problema del mezzogiorno. Seconda tentazione. In Luca è diversa da Matteo, io preferisco andare su Matteo, Luca la mette come terza, e per un motivo non di scelta di simpatia, ma perché mi serve nel discorso che sto affrontando con voi. Lo prende e lo porta sul pinnacolo del tempio e gli dice: buttati giù, così io crederò in te, vengono i tuoi angeli, vedo e credo. Se la prima tentazione è ridurre Dio al mio interesse, questa è ancora più perniciosa, quella che sta girando un po' per il mondo, no? Andare in cerca di segni prodigiosi per avere la tranquillità dell'anima. E ogni volta che ne vediamo qualcuno ci sembra in qualche modo di avere la giustificazione. Stranamente la nostra fede è una fede assolutamente essenziale, vi potrà sembrare strano. È vero che si possono riempire i santuari, le chiese, i luoghi di prodigi, ma poi prodigi finisce e non lo hanno tutti. Ho visto carovane di pellegrini che vanno in tutte le parti del mondo. Se quelle carovane da sole si contano, per il numero di quelli che arrivano dappertutto, dovrebbero cambiare il mondo. Dovrebbero cambiare il mondo per la loro presenza, per i numeri. In realtà non è così. Io sono affascinato in maniera istantanea dall'evento prodigioso, quando questo evento prodigioso è pure vero, ma poi passa. Anche un grande miracolato prima o poi deve fare i conti con la morte. Pure uno che ha avuto un miracolo mai visto, dice: ma quello era morto e risuscitato, ma poi muore nato a volte. Il problema è fare i conti con la verità che ti libera. E non ci sarà nessun fenomeno da baraccone che potrà dirti certezza rispetto al tuo percorso, altrimenti non si spiega come con tanti prodigi restano tanti atei. Perché se è così evidente e l'evidenza è così chiara, perché ci stanno tanti che invece questa evidenza non la vedono? Ecco perché Gesù dice: non mi tentare su questo, perché io di miracoli te ne posso fare tanti, ma ce n'è uno solo che parla di miracoli, ed è la verità, è la compassione. E poi ci sta il terzo. Guardate che quando io vi dicevo che era complicato, ma è di una... Il diavolo, il tentatore, usiamo questo termine, lo prende e lo porta su un pizzo di montagna alto alto
e gli fa vedere tutti i regni della terra, tutti i poteri della terra, e dice una cosa che a me fa rabbrividire. Dice: vire tutti questi cazzi, i poteri della terra sono miei, sono il mio potere. È una cosa che ti mette in qualche maniera, perché noi andiamo a leggere, andate a vedere il testo, sia Matteo che Luca dicono tale e quale, vedi, sono il mio potere. E io quando sento un fatto del genere, sapete, mi mette un po' di imbarazzo, perché ognuno di noi un piccolo potere ce l'ha. Sembra quasi che la Sacra Scrittura ci dice: statta accorta che più responsabilità tieni, più potere tieni, più tentazione hai. Tu che sei uomo di responsabilità e di Vangelo, più vai in alto e poi può cadere. Perché i poteri fini a se stessi, i poteri fini a se stessi sono in potere del diavolo. È il potere dell'amore. Non c'è nessun potere che ci è dato se non in ragione del servizio. Non c'è nessun potere, né nella Chiesa né fuori della Chiesa. D'altronde, anche se nessuno di noi si aspettava che da un momento all'altro il Papa desse le dimissioni, quello che uno dice, non c'è un potere più forte rispetto a quello che è l'immaginario collettivo, anche se poi in effetti non è così, ma non c'è un potere più forte. E beh, lui ha dato le dimissioni mostrando che perfino il suo potere poteva servire a poco se al di là di quello che voleva muovere non era mosso, se al di là di quello che voleva fare non riusciva a farlo. Perfino il suo potere serviva a ben poco se non ci fossero stati quelli, come non ci sono stati, che nei punti più importanti avrebbero dovuto seguirlo. E quindi io non ho più vigore, non tengo più forze. I poteri della terra passano, tutti, il potere della verità no. Ognuno di noi deve fare i conti con la verità, in ogni caso. Ogni caso. Vedete, ho scritto, mi concedete 2 minuti anche, poi non vi stanco più. Ho scritto nel libro che mercoledì sera vi ho presentato, che è Tenerezza di parole, ho scritto questo. Vorrei che me ne ascoltasse, poi andate a leggerlo voi. Ho citato dalla Sacra Scrittura il versetto dei Proverbi, al capitolo 28, al versetto 16, che così dice: un principe privo di senno moltiplica le angherie, ma chi odia il lucro prolungherà i suoi giorni. E così ho commentato. E con questo vi dico anche il mio pensiero rispetto a tutto quello che è successo, quello che sta succedendo. Questo l'ho scritto in tempi non sospetti, non è che l'ho scritto per l'occasione. Servire è ministero. Ministro è colui che, cinto il grembiule, si rende disponibile all'altro. Onorevole rimanda al significato profondo della parola, quella promessa come caparra, parola d'onore, l'onore proprio degli alti da preservare. Eccellenza è descrizione di stato singolare, spazio d'accesso per i migliori, offerto di esperienza per il bene comune. Nomi, titoli che segnano il confine tra vere vocazioni e falsi attributi, tra il riconoscimento dovuto ai giusti e agli operosi che lavorano a servizio della collettività e la finzione istituzionale che regge il bisogno di legare il proprio personale percorso alla garanzia di un soprannome. Nessuno potrà mai aggiungere una sola virgola alla verità su quanto resterà di sé. Nessuno potrà cambiare il giudizio della storia sul suo operato a forza di riconoscimenti comprati. Ciò che più conta, che davvero vale, è il vero che ognuno conosce dentro di sé, e se anche la finzione dovesse durare per tutta la vita, il proprio nome, quello dato a ciascuno il giorno della nascita, resterà uguale. Lo stesso come pronto a dire
se il vero ha accompagnato tutta la vita, pronto a smascherare in ogni istante i falsi signori, arroganti approfittatori dei titoli rubati. Il potere è un servizio. Quando non sei più in grado e non vedi più la possibilità di servire, è meglio fare un passo indietro. I poteri del mondo ci sono, ma c'è un potere più grande di tutti, in assoluto. E se perdi quello, sei morto, ed è il potere della coscienza. È il potere della coscienza. Se tu fai tacere la tua coscienza, hai fatto tacere la vita. E allora resterai nel deserto per tutta la vita, a goderti i consigli del tentatore, e non incomincerai a fare il percorso con il liberatore verso il Vangelo di luce e di verità. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Credo in un solo